Ecco le principali notizie della giornata. Bentornati, questo è il nostro nuovo videogiornale. Veneto, Zaia tuona contro chi sottovaluta l'emergenza, lancia in piano sanità in 5 fasi. Veneto, è stato varato un documento che farà da libro mastro del sistema sanitario regionale. Il piano si divide in 5 fasi a seconda dei posti occupati nelle terapie intensive degli ospedali veneti, contraddistinte da diversi colori, dal verde al rosso. Da Zaia l'appello affinché non si sottovaluti l'incidenza del virus con i ricoveri ospedalieri, nonostante il 96% di asintomatici. Tiene, due tossicodipendenti si drogano in pubblico e nella notte rubano al kebab identificati. Si tratta di due extracomunitari marocchini di 39 e 44 anni, volti noti per le forze dell'ordine che una volta acquisiti i video sono riusciti a conoscerli e identificarli. Questo un mese dopo il colpo da 400 euro in centro a Tiene, poche ore prima, lo stesso sabato, a Lugo erano stati visti iniettarsi eroina con una siringa e fumare cocaina in strada. Arzignano rapina in villa con famiglia in casa, preso di mira un industriale della Concia, vittima del blitz avvenuto alle 21 di lunedì sera. La famiglia di Luca Pretto, amministratore delegato azionista di Pasubio Concia SPA, una grande azienda del settore Pellami. Una spedizione armata di pistole ha fatto irruzione in casa facendosi consegnare gioielli e denaro per circa 100.000 euro di valore. Secondo le prime stime, la banda poi è fuggita. Vicenza, provincia smog, azione comune ma non stop agli Euro 4, incentivi per filtri sui camini aperti. L'accordo del bacino padano prevede che i comuni intervengano con misure di contenimento degli inquinanti dell'aria da ottobre a marzo. Al tavolo di confronto convocato dalla provincia c'erano una cinquantina di comuni video collegati. Si lavora per coordinare le ordinanze, previsti 100.000 euro di incentivi per abbattere le PM10 prodotte da stufe a legna e a gas. Previsioni meteo 20-22 ottobre, stabile con temperature in aumento, settimana variabile, in pianura sarà più soleggiato sul basso Vicentino, mentre su alta pianura e prealpi insisteranno nubi basse e nebbie sopra i 1500 metri di quota, probabilmente sarà sereno poco nuvoloso, valori anomali per il mese di ottobre. Schio, il massiccio del Pasubio vestito di nuvole in una mostra pittorica al Toal di Capra. Sabato alle 17.30 l'inaugurazione della rassegna di dipinti a olio su tela esposti nel Palazzo del Centro Storico. Autore dei quadri è Romano Cialimbruschi, in arte Charlie, insieme ad alcune opere del maestro Sei Rossi, uno dei celebri ragazzi del 99 della Grande Guerra, il massiccio delle Piccole Dolomiti, il protagonista dei ritratti in visione, ingresso libero per una settimana. Pagina dell'Eco Nazionale, OMS errori durante la quarantena, Crisanti, piano nazionale, tamponi non ascoltato. Fanno riflettere le parole del direttore per le emergenze dell'OMS, l'aumento vertiginoso di casi di coronavirus nell'emisfero settentrionale dovuto al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato non sono state messe in quarantena per un periodo adeguato. Sport Serie A, pari tra Verona e Genoa, Juric e Maran soddisfatti da una buona partenza. Il campionato di Serie A chiude la quarta giornata con il pari tra Genoa e Verona 0-0, il risultato finale. Un punto a testa, umori divisi tra soddisfazione e desiderio di fare meglio. Coronavirus, 9.338 nuovi casi, 98.862 tamponi, 73 vittime. Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati, come dicevamo, 9.338 nuovi casi di coronavirus. Lutto nel mondo dell'arte, è morto il designer Enzo Mari, aveva 88 anni, padre del design italiano tra i più grandi del Novecento. Nato a Novara nel 1932, aveva sviluppato la sua formazione con gli studi dell'Accademia delle Belle Arti di Milano, in parallelo ad un'intensa attività artistica con mostre personali e collettive in gallerie e musei d'arte contemporanea. E per il momento è tutto, grazie dell'attenzione.